Salve a tutti operatori e bentornati sulla Rainbow Six Italian Community, a parlarvi è il solito Mute. Ebbene sì, è stata leakata la prossima skin Elite che con elevata probabilità verrà rilasciata durante Operation with Bastion, quindi dopo quella di Blitz. Si tratta di un fighissimo Gladz in una sorta di versione Gupnik, una subcultura russa che vede i giovani delle classi sociali più povere vestire in maniera sportiva. Purtroppo l'utente Ubuntu 3, nostra vecchia conoscenza, nel momento in cui registro appunto pubblicato solo queste immagini. Se dovesse venir fuori altro, magari l'animazione di questa skin Little Citizen, ve la porterò in un prossimo video. Ma Ubuntu 3 non si è fermato qui, è riuscito a leakare anche i nuovi ciondoli di Operation Grim Sky. Non si vedono benissimo, ma così su due piedi posso dirvi che non mi hanno convinto molto. Mi sembrano un po' troppo squadrati e non credo che lo userò. Anche se sono certo che tra di voi c'è chi ha raggiunto il diamante e non vede l'ora di poterlo sfoggiare. Giusto? Fatevi riconoscere nei commenti. Nel frattempo l'altra sera è stata pubblicata la patch note di Operation Wind Bastion, ma come vi ho detto nel video precedente ho avuto un imprevisto col lavoro e non sono riuscito a portarvela per tempo sul canale. Probabilmente l'avrete già spulciata per bene, ma faccio un piccolo recap per chi non ha avuto ancora modo di leggerla. La maggior parte delle cose ve le avevo già mostrate nei due video dedicati alle novità principali. Mi riferisco a operatori, mappa, skin stagionali, uniformi dei Team Pro League e nuova schermata del negozio. Però non vedevo l'ora di poter pronunciare queste tre parole. Mute verrà potenziato. E non si tratta di un buff così, tanto per una bella botta di vita al mio tristissimo main. Si è guadagnato l'SMG11, la secondaria già in dotazione a Smoke e a Sledge. Da Ubisoft ci siamo quasi, completa i sass e mi fai felicissimo. Fai questo piccolo regalo anche al mio adorato Thatcher. Tra l'altro la mitraglietta riceverà anche un incremento di danno, passando da 33 a 35. Al contrario invece la T5 di Lysion verrà leggermente nerfata, passando da 30 di danno a 28. Clash sembra in un ascensore, dopo il pesante depotenziamento riceverà un po' di amore. Il danno inferto dalle scosse elettriche del suo scudo aumenterà da 3 a 5. Zofia invece si beccherà un piccolo nerf, perdendo una delle tre granate stordenti. In Wind Bastion verrà modificata anche la traiettoria di tutti i gadget lanciabili, tranne le C4, che rientrano in una sottocategoria di oggetti pesanti. Questa curva di lancio diversa potremmo riscontrarla con l'elettroartiglio di Kaid, il prisma di Alibi, la mina Gerzmoth di Ela, la candela di Ying, la mina Gu di Lysion, la Black Eye di Valkyrie, l'MP di Thatcher e la Beauty di Smoke. A questi si aggiungono le flashbang, le fumogene e le granate. Le altre introduzioni riguardano la nuova area d'effetto che vi ho già mostrato, ovvero quella circonferenza che compare quando vengono piazzati i gadget dei due nuovi operatori, ma che può essere anche disabilitata dal menu, e un potenziamento al rendering di occlusione ambientale, o più semplicemente una modifica alla gestione delle grafiche 3D del gioco, difficilmente lo noteremo. Se non l'avete ancora fatto, andate a guardare il video precedente sulla nostra vittoria contro la censura in Rainbow Six, perché alla fine vi ho anche parlato di una modifica importantissima alle classificate che non c'è nella patch note. Al contrario ci sono ben due lunghissimi elenchi di bug risolti. Lascio il link in descrizione per i più coraggiosi. Quello più importante però ve lo dico, all'inizio della season correggeranno il problema delle statistiche che non si aggiornano. Mi avete massacrato di domande su questo argomento e ora avete una risposta. Nel frattempo, mentre il registro si è fatto tardissimo e ho bisogno di andare a nanna, lasciate un botto di like al video e iscrivetevi al canale attivando la campanella. E noi, come al solito, ci vediamo alla prossima. Say you like that.